Buongiorno, oggi siamo a Crocefieschi in Liguria, andremo a fare la ferrata Orlandini e sono in compagnia, come sempre, del mio socio Marco Montagna per tutti. E andiamo. Siamo nel parco Antola. Insomma, è sempre bello venire in posti nuovi. Prima escursione in Liguria. Pazzesco come cambia il tempo. Dalle nostre parti piove e qua è giornata spettacolo. Arrivati a questo punto, la freccia per la ferrata ci indica che dobbiamo salire questo sentierino in mezzo a queste rocce e sassi. Comunque è segnato abbastanza bene, non puoi sbagliare. Caratteristico, spettacolo, bello bello bello. Spettacolo, vieni! Sì, qua! Comunque, passaggino bello. Se pensi che dalle nostre parti piove. Qui destra, sinistra, chi lo sa? Ah, penso. Penso che è lo stesso. Penso che vuole. Che particolare come roccia, come ambiente. Ah, ecco, ormai ci stiamo avvicinando alla quel bivacco là, incastonato sotto la vetta lì. Bello bello bello, dai, particolare. Comunque, a parte il canyon, per adesso niente di difficile.
gamma 2 e le due mani altro livello. O se no il corno di grebo. Quella secondo me è un po' la più difficile, però questo è un bel passeggino. Ed ecco a questo bivacchino, anzi no, c'è scritto rifugio Lore Botrato. Vediamo. È carino, dai. Dobbiamo stare in ginocchio perché è basso, però. Che è dentro le corna. Ho lasciato il bivacchino e ora seguiamo le indicazioni per fare gli ultimi due torrioni. Eccoci. Sale lì. Bellina. Guardi Marco! Claro! Dimmi! Non mi spieghi perché queste rocce non si muovono! Avranno calato giù qualche bottumiere di cemento, boh! Ho iniziato la discesa per semplice sentiero e noi ci vediamo giù alla macchina. Bene, il video termina qua.
E dopo aver affrontato la sferrata Orlandini e esserci divertiti, scendiamo da questo bellissimo sentiero che è una cosa pazzesca e andiamo a casa. Cosa dobbiamo dire? Grande Marco, montagna per tutti su YouTube. E niente, noi ci vediamo alla prossima.